insieme questo mio ordine da Yves Rocher. Finalmente ho un contatto, Vittoria, che ti mando un bacione. È una ragazza molto giovane che desidera, è molto bello, lei studia, quindi è già impegnata nello studio, ma giustamente, ed è una bella cosa, gli piace anche un po' entrare nel mondo del lavoro e guadagnarsi qualcosina. Quindi io vi lascio qui sotto il link di Instagram di Vittoria, se magari siete della mia zona, qui vicino, cioè vicino a me, Savona, Vado, Albisola, o se volete provare a vedere se vi invia i prodotti. Io non so bene come funziona Yves Rocher, se avete bisogno, Vittoria è ben felice di ampliare un pochino la sfera dei clienti. Ok, allora, ho ordinato due bagnoschiuma perché quando facevo io la consulente di bellezza, la consulente di Yves Rocher, mi ordinavo sempre questi bagnoschiuma qua, uno alla vaniglia e uno al cocco, che sono le mie fragranze preferite. E appunto le ho ordinate, io mi ci sono già fatta la doccia, un po' con uno, un po' con l'altro, sono sempre buonissimi, sempre loro, e li ho pagati sulle 4 euro qualcosa, ce n'è veramente tanto perché sono da 400 ml, la vaniglia Bourbon è una vaniglia molto calda e molto molto profonda, molto persistente, profumate proprio tutto il bagno, rimane proprio il profumo nella doccia, nel bagno, è buonissima la vaniglia di Yves Rocher, come buono anche il cocco di Yves Rocher. Io trovo che veramente ho provato tante cose al cocco, di bagnoschiuma, di creme, ma ci sono fragranze che ci si resta legati perché ci piacciono di più di quella casa. Io trovo che Yves Rocher, per quanto riguarda il cocco e la vaniglia, sia veramente un top. Il cocco per me è favoloso, cioè proprio è un cocco goloso, dolce, non stucchevole, è bellissimo secondo me, a fine giornata, dopo una giornata lavorativa, come vi ho sempre detto, lavarsi via la giornata con un bagnoschiuma profumato, per me è il top. Poi stavo finendo i burro cacao e ne ho presi due perché c'era l'offerta e anche qui monotona come sempre, molto patetica, vaniglia e cocco, cioè queste sono le mie fragranze. La vaniglia l'ho già usata perché questa me la metto nella divisa, in tasca della divisa del lavoro, e me la do, è buonissima, non è molto molto profumata di vaniglia, però ha veramente un'idratazione, lascia incredibile, è bello morbido, mi piace molto. Il cocco è morbido anche lui, idratazione ottima anche lui e profuma veramente molto di più, cioè ha la profumazione proprio del cocco di Yves Rocher, è veramente buono. Io, se fate ordini, consiglio anche burro cacao. Poi, sì, ho preso un profumo e allora, io ho avuto in passato, almeno due volte l'ho avuto, il Monoi di Yves Rocher. Poi non l'ho più preso, non l'ho più trovato, non l'ho più cercato. Però l'estate scorsa mi è venuta voglia di un profumo al Monoi e ho ripiegato un po' sul Monotem. Monoi, Monotem. Questo profumo qua però mi ha lasciato un po' così, no? Perché non ha una gran durata, è molto buono, è molto gradevole, ma non è
Insomma, ovviamente non potevo che non prenderlo. Ora, molti di voi penseranno: ah, ma ti sei preso un profumo estivo adesso che andiamo incontro all'inverno? Ma sapete che non stagionalizzo, poi io non li trovo profumi estremamente estivi perché sono così dolcini che, cioè, io sinceramente li trovo molto di più adatti al periodo autunnale piuttosto perché hanno una dolcezza molto... non è stucchevole, perché anche qui io non so da chi è nato il profumo del Monoi, che casa lo ha creato per primo, ma se vado a pensare a un profumo che sa di Monoi, a me viene in mente Yves Rocher. A me quello dell'Elan non piace, lo trovo dolce e stucchevole, ma questo qua è fresco, è pulito, è anche caldo, è una fragranza dolce e solare. Sì, si sente e si percepisce il cocco, i petali del tiare. E una volta che si adagia sulla pelle, che comunque è passato un po' di tempo, lascia quella freschezza lattonica, proprio data dal latte di cocco, che chi ama il cocco, chi ama queste fragranze qua, lo percepisce, no? Nel profumo. E questo qui è un profumo che comunque su di me ha sempre avuto una bellissima durata. Ha cambiato il pack perché l'ha reso molto più elegante, molto più sobrio rispetto a una volta. Sia la scatola, la boccetta grosso modo è rimasta uguale e l'ha resa più... è stata resa anche molto più fine la scritta. Ha una bella resa su di me perché lui si appiccica proprio agli indumenti, quindi si percepisce questa brezza, questo leggero aroma di Monoi e cocco lattonico, delicato, bella, una bella bella fragranza. Mentre invece il Monoi di Monotem, che poi è molto simile, perché poi sono uscite tante tante fragranze con questo sentore. Sì, non posso dirvi che è distante da quello, però è più leggero, dura meno, non mi rimane quanto mi rimane il Monoi del Yves Rocher, ecco. E quindi, insomma, che dire, il mio top è il Monoi di Yves Rocher e ovviamente sono quelle fragranze che quando ne hai una ti basta, cioè, ora, non è come sono amante dei gourmand, ne ho tanti. Una volta che tu hai il tuo Monoi che ti piace, che ti appaga, te ne basta uno, ecco, perché poi più o meno sono un po' tutti simili, o almeno io li trovo così. Avevo anche all'interno questo profumo. Questo profumo qua è Sel d'Azur Eau de Parfum. Io, vabbè, non è il mio genere perché è un profumo molto fresco, molto... cioè, cedro, scorza di pompelmo. Non è il mio genere perché è un profumo speridato, agrumato e speziato fresco, aromatico in vetiver. Questo qua è un profumo unisex, ha una buonissima durata perché io l'ho provato sul polso e Capperi dura tantissimo, fresco. Ma sapete cosa mi ricorda? Ma io l'ho sentito poche volte, ma non so perché ho avuto un rimando al Dolce Gabbana Light Blue, però non vorrei dire un'eresia e quindi me ne sto così. È agrumato, freschissimo, apre con energia, una brezza mediterranea, abbiamo pompelmo, cedro, agrumato fresco, sì. C'è anche la cosina dell'intensità, no? Ci sono i pallini. Io gliene darei 3 perché comunque su di me ha avuto una buona buona resa. È molto fresco, molto.
E poi il pezzo forte che l'ho visto recensita, ho visto questa palette recensita da Gotham Lisa, e questa palette di Yves Rocher, eccola qua, tutta colorata, bellissima, proprio i colori che piacciono a me, guardate che bella. Questi sono tutti colori naturali, i colori della terra, quelli che utilizzo io, l'ho utilizzata anche per fare il trucco oggi, ma mi piace tantissimo, mi piacciono, sono scriventissimi, colorano tantissimo, piccolo difettuccio, gli opachi sono un po' polverosi, ma basta sbattere un po' il pennello, ma sono veramente belli. Gotham Lisa ha fatto proprio un video su queste palette, infatti io mi sono innamorata di questa e a Vittoria gli ho detto: ma questa ce l'hai mica? Ce l'aveva, e quindi me la sono presa. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci sono tante ragazze che sponsorizzano Yves Rocher, comunque c'è il calendario di Yves Rocher. Insomma, ho il catalogo, ho visto il calendario di Yves Rocher, date un'occhiata anche voi ai cataloghi, perché veramente ci sono delle cosine veramente, veramente belle, carine. Sono contenta di avere un contatto Yves Rocher. Vi lascio qui sotto il contatto di Vittoria nel caso siate della mia zona e non sappiate dove parare. Insomma, vi auguro una buona vita a tutti, un bacione grande grande. Grazie di cuore a tutti.